Buongiorno, se mia madre non passa davanti. Se no, un giorno molto cattivo. Oh cazzo, mi sa che è un giorno cattivo comunque. Scusate, imprecazione. Cavolo, mi sa che ce ne sono più ora che nella modalità eroica. Non riesco a colpirlo! Oh! E muori! Oh! Mai scarso. Oh! Un cuore. Ed ecco che... Cos'è? Un paguro? Secondo me è un paguro. Sembra come un fustiero, non riesco a scuotermi. E non so di attendere. Io ho capito. Usa un modo quando parlo per i chiuri. Ah, ce lo fai! Suggerisco di ponderare su una soluzione. Basta fare una capriola sull'albero. Tipo, non so se vi ricordate l'azzurrotero di Chicco. Ed ecco che è sceso anche il nostro primo chiuri dei tre che dobbiamo trovare. Oltre, vabbè, a Macio e a Saggio. Che vuole? Però almeno è stato sempre. Come il Saggio sta messaggio. Bene. Mi chiamo Orzio. Che nome è Orzio? Beh, anche Macio. Beh, arriva il Saggio, digli che sono sì. Arriva dai cereali. Poverini, tutti si spaventano quando vedono FAI! Ha segnato bene la posizione di Orzio sulla mappa. Ah, ne avevo paura! Pensavo che fosse un mazzo di quei cosi brutti! Ecco. Di chi parla? È dei bobbini. I cosi brutti. I bobbini sono i cosi brutti. Pensavo che parlasse di... Ciao, ma... Qual è la sfida allora di cui parlare la presa notte, anzi? È la tripla della prolunga. E comunque ora sto facendo un video. Quale? Questa qua? Sì. Vedi, è praticamente staccata a metà. Sì, è pericoloso. Bene, ora il prossimo chiuri, anzi è qua vicino, bene. Dai che in questa parte riusciamo a prendere almeno tutti e tre chiuri, perché sennò... Muori cornacchia! Odio le cornacchie, ah, idea. No. Non si riesce mai a colpire le cornacchie. Senti, hai bene fregno, basta, mi sono stufato. Ma se non lo uccide, non ti cambia niente. Esatto. E allora perché non si uccide? Perché mi stanno antipatiche. Ti fanno la cacca addosso. Veramente? Sì, lo dici pure fai. Bene. Beh. Un giorno. Ecco, questo è vale. No, chiamo questo. Questo è per il triplo. Correggio. Serve tripla perché? No, non serve tripla. Non è. Serve normale. Perché c'è la tripla lì? Tu sai perché serve tripla? No, io non serve tripla. Non serve tripla la prolunga. Non serve tripla, no. Però non te ne porto una di ricambio. No, non serve, quando proprio perché quella lì si attacca solo il ferro. Qua bisogna distruggere tutta l'erba. Cioè, si attacca solo il ferro. Se no pensa che non lo vedi. È il più grande mimetizzatore di tutti i chiuri. Vedo, se vedo di essere mimetizzato benissimo. Sono Genzio. Che bello. Sono il migliore. Beh, sì, Genzio è migliore di Orzio almeno. Sono il maggiore attrezzo di mimetizzazione dopo il Saggio. Poi ti faccio vedere il Saggio. Troppo bello il Saggio. Ho segnato la posizione. Ah no. No, lì è fai. Fai. Devi farla sentire la. È una R o una H? È la H. Perché c'era una strana specie di porta nella parete? Porta? Perché poi servirà una bomba per... Non so neanche che cosa ci sia. Oh! Sono noioso. Cioè, ma ti pago che proprio così ma non ti attaccano mai. No, ogni tanto ti attaccano. Tipo ogni 30 anni. E dov'è l'ultimo... L'ultima verdura? È subito qua, anche questo.
E poi stufo, e poi cespugli. No. E uno di questi strani cespugli gay? No, questi qua sono dei nemici. Ma ci sono anche negli altri. L'ho già visto. Sì. C'è i Demishka. Sì, solo che questi non ti vendono niente. Giusto. E in Ocarina of Time ti fanno dei prezzi altissimi. Che difficoltà a trovarlo lui. Perché c'ha delle foglie più grandi? Ah, già è vero, la devi raccogliere per farlo vedere. Non andarti! Ho un sapore tremendo! Lasciami andare! Tronda il saggio e antena! Comunque sono contento di sentire che sta bene! Sono chiuso in largo! Algo? Algo, Sì, devo dire che somiglia molto alla larga. Già. Secondo il saggio, dimmi che sono qui! E sono lasso questo posto finché non se ne sono andati tutti i nostri! Allora non ce ne andrai mai. Questa... Basta! Non ce la fai! Cosa del genere? Fai! Voglio vedere se in quest'albero... Albero dei soldi, anche questo. Troppo bello. Devi uccidere tutti i mostri quindi adesso? No. Devo semplicemente tornare da Sergio. E distruggere qualche albero, già che ci sei. Perché? Così. Saliamo. Giusto perché non so cosa fare. E andiamo da Sergio ad ottenere la fionda. Ora per il saggio, già è vero, non abbiamo fare la retina, non la potremo comprare finché non avremo la fionda, scusate, è rotto. Non lo potete comprare? No, perché in pratica altra nuvola, non so se vi ho fatto notare più la bottega di Terry prima, mi sembra di sì. E vabbè, e serve la fionda per suonare la campana per avvisare Terry che ci siamo lì sotto. Perché in pratica è una bottega volante, no? Un attimo. E tu non hai ancora la fionda? Non c'hai la fionda? No, cioè da ora il saggio. Ricordati Marco che è il primo esperto di mimetizzazione dei chiuri. Chi? Il saggio? Sì, il saggio. È una cosa molto importante, soprattutto ora. Perché scommetto che si sarà mimetizzato. Esatto. Il secondo sarà. Era lì come si chiama? Genzi. Sì. Ah no, non è mimetizzato. Ecco, questo è saggio. Devo dire che è molto mimetizzato. È troppo bello quando è mimetizzato, mi sono confuso. Era prima che era mimetizzato. Vabbè, tanto sembra praticamente mimetizzato per un po'. L'ho detto di lasciar perdere, bla bla bla. E in pratica vi ricordate dove stavo uccidendo la cornacchia? Ecco, bisogna tornare lì, ecco, è praticamente lì. Si prosegue di là in fondo al troverai un santuario ma è pieno di mostri. Paranormale. Come ho fatto a non pensarci prima? E lui è paranormale. No, non parla normale. Oh va, fego. No. Ecco, ora è come mimetizzato, solo che di solito è chiuso. Ecco, così è la sua mimetizzazione migliore. Bello! Già, hai trovato la fionda? Veramente te l'ha data il capo Kyuri. E poi un po' lo chiamano un saggio, un po' l'anziano. E il pino mimetizzatore muore? Sono se fai funzionare alla tunda del santuario, il fondo della foresta! Ecco, è troppo bello. E spiegami perché adesso scenderà quella lì. Perché la colpisci con la fionda. Pensavo che ci scendere lui con la telecinesi. Bene, per scegliere la fionda dobbiamo premere B. Scendere la fionda puntandola. E lanciarla, ricordandoci che non è un arco, quindi i semi dopo un po' cadono. Mentre con l'arco le frecce vanno praticamente dritte. Per un bel po' di più almeno. Ah, questa guida finora vale anche per la modalità eroica che sbloccherete a fine gioco, quindi se non vi ricorderete come andare avanti. Cos'è la modalità eroica? È in pratica la modalità solo che ogni colpo invece che toglierti un cuore ti tolgono due.
e non trovi i cuori in giro. Quindi mi chiedo a proposito anche cosa serve all'amuletto del cuore di Terry. Cioè? In pratica trovi più cuori. Ah, qua c'è un portacuori. Anche perché tra l'altro mi sono perso, allora già che ci sono. Vi faccio vedere. Adesso cadi. Non cado. Cadevo una trentina di volte le prime volte perché no. Ah, tra l'altro nel frattempo ho pure trovato la strada. È un frammento. Sì, è un frammento. Quindi non hai guadagnato niente, quanti frammenti hai già? Zero, cioè uno ora. Che bello. Il primo frammento di cuore che puoi prendere nel gioco, direi. Sì? Penso di sì. Ah. Qua si chiamava pianta pirla. La pianta pirla, bel nome. Sai perché? Perché? Perché ha la bocca. E quindi è pirla. Sì. Mi è sempre piaciuta la parodica, Marco. No. Perché stai cercando di tagliare una foglia? No, perché voglio colpire l'esaedro della dea. E dov'è? Vedi quel cubo? Cubetto? Senti, me ne frego. Se ce la farete voi, siete bravi, perché io non ce l'ho mai fatta. Anche perché di solito me ne frego. E cosa serve se lo colpisci? Se lo colpisci, ce lo spiegherà Pigoro fra poco. Pigoro? Un Goron. Perché non sono di quello G, sono i Goblin, sono i Goron. I Boblin. Boblin, vabbè. Mio signore, Nintendo. Ecco le informazioni riguardanti l'uso degli strumenti in vostro possesso. Premendo brevemente. Potete prepararvi a tirare con la fionda. Se non riuscite a mirare correttamente, puntate il telecomando verso lo schermo, perché logicamente lei conosce i telecomandi, conosce gli schermi. E sa di essere un videogioco. E sa anche di essere un videogioco. Sottinteso, per ricavare la mira, non deve. Ha preso già la mamma quella viso lì? Sì. Quello che avevi lasciato? Certo. No, non era father. L'ha portato a termine? Suggerisco di salvare i progressi prima di proseguire verso il santuario nella foresta sulle tracce di Zelda. L'ha portato a termine o l'ha portato a limitazione? Che battuta di termine e limitazione. Intendi tipo i complimenti che, su cui avremo la verifica dopo domani? Yes. Ho visto un cuore. Credo sia quello di Link. Ops. Sono caduto! Però riuscivo. Anche Link avrà un cuore. Link non ha un cuore. Link è morto. Eccolo il cuore. Scusa, qua i cuori che escono sulle piante. Certo. C'è una pianta, ci vedi un cuore che pulsa e te lo prendi. E che non è in realtà succede. E dalle pareti escono le rupie. Eccoci qua. Beh, sì, più avanti. In certe pareti speciali, se disegni una rupia. Ecco. Ecco che qua siamo in uno duro. Arrivati. Di chi saranno questi piedi? Lo scopriremo, non penso, nella prossima parte. Mi sa che ce ne vorranno ancora un bel po'. E dove siamo arrivati? Lo scopriremo nella prossima parte. Arrivederci. La cancelliamo, Raffi, la mia. No, penso la mia, perché così almeno arrivano a me. Raffi, ti stai facendo ammazzare? Sì, mi sto facendo ammazzare. Perché? Così, per far vedere cosa succede se mi fanno ammazzare. È tutto completato. Sì. Guarda, gira che facciamo vedere come... Ah, già, è vero, c'avevo la fata. Ecco, la fata funziona così. È finita perfettamente. E poi la dovete ricominciare. Non era un grosso problema. Ecco. Grazie. Siamo morti. E quindi succede game over e possiamo scegliere se ricominciare subito dal punto, dall'ultima parte in cui siamo arrivati. Pike che ci parla, ma io me ne frego. Pike, scusate. E ci vediamo alla prossima. No, è vero, questo lo volevo montare all'inizio. Bene, ora inizia la puntata.